Presidente Attilio Scarcella, la prima partita non è andata come ci aspettavamo, perché una vittoria si poteva sperare stasera, però 70 punti realizzati da una veterana del campionato di Serie A2, da una squadra con un mix di giovani locali e di atlete importanti che hanno calcato scenari importanti. Insomma, il bilancio della prima di campionato e della prima storica partita giocata nell'anno in A2 qual è per te? Guarda, hai detto benissimo e hai riassunto tutto. Abbiamo giocato contro una squadra importante, una veterana del campionato di Serie A2, una neopromossa in A2 qual è l'Alma, ha tenuto perfettamente il campo. Le mie ragazze sono state splendide i primi due tempi, siamo stati avanti i primi due tempi, grandissima squadra, poi purtroppo abbiamo peccato un po' con i gambi e un po' di stanchezza di troppo. Però, cosa dire, è il primo esordio e quindi diciamo col botto al contrario in questo caso, però va bene, è uguale perché abbiamo fatto 70 punti e sono davvero contento della bella prestazione. L'aria che si respira qui al palazzetto non è quella di una sconfitta, un appello da parte del Presidente a sostenere questo progetto perché è importante, perché fa bene alla città, perché è un progetto di sport e un progetto che vuole avere un seguito importante. È vero, è un progetto importante. Chi ha fiducia in me e chi mi conosce sa che non mi fermo davanti a nulla. Questa è la prima partita, non ci fa niente, abbiamo preso una sconfitta, la squadra diventerà ancora più forte. C'è il mio massimo impegno per fare questo e quindi forza Alma e io ci credo.